lo sogno spesso, i corpi, i tamburi, la piazza, pensiero fisso che quando meno te lo aspetti, sterra l'assalto. Tanto più adesso, la notte prima di partire, ancora una volta, per Mogadiscio. Ingoio la luce nel momento di varcare il portellone, chiudo gli occhi, scendo uno scalino, poi li riapro lentamente, assordata, abbagliata come sempre. Ecco, sono di nuovo in Africa. Come dice, scusi? Non ho capito. Ho detto no, grazie. Ma lo sa che l'esercito italiano sta per andarsene dalla Somalia? Certo, sono qui per questo. Credo che lei non sappia cosa dice. La protezione che noi le offriamo è indispensabile. Il mio principale le mette a disposizione casa sua. Il suo principale? Mi manda lui, gliel'ho detto. Se mi ha mandato subito, qui, da lei, è perché ci tiene che agli italiani non succeda nulla. Voi siete una ditta italiana, gestita da un italiano coi soldi degli italiani. Il vostro compito qui non è costruire i moli al porto? Che c'entra con le costruzioni proteggere i giornalisti? Non dovreste occuparvi di cemento e calcestruzzo? Non so da quanto manchi lei da Mogadiscio, ma guardi che qui si salta in aria. La donna raccoglie dal tavolo tutte le foto che mi ha dato, le rimette in borsa e me ne passa un'ultima. Ecco, se vuole, il pescatore è questo. Nella foto c'è quello che sembra un uomo. O forse no, un ragazzo, o forse no, un bambino, impossibile capirlo. Una mosca si è posata sulla fronte, un'altra sul collo. Giro la fotografia, ci sono 6 lettere, S-H-I-F-C-O, Scifco. Vorrei chiedere cosa significa, ma quando alzo gli occhi, la donna se n'è già andata. A Mogadiscio non è un mistero che chissà parla sotto pagamento. Lui infila il coltello nell'interiore dell'animale. Lo sventra. Quanto posso pagare? Sparo una cifra, sapendo benissimo che mi costerà il doppio. Prende i soldi, subito! Vuole vederli lì, sul tavolo! Gli parlo delle armi che ho visto in quel villaggio e di quelle foto dei pescatori di Bosaso, delle piaghe, dei bidoni e di quelle 6 lettere che fanno scicco. Per noi lo sa qual è il nome che ci piace, quello che dovreste darci all'antica, all'Italia, Bahit Vaishwar, perché è questo che siamo, la 21ª regione italiana.